Ben ritrovate e ben ritrovati, care amiche e cari amici che state seguendo questo nostro viaggio alla scoperta del sistema globale del cibo e delle sue conseguenze, dei suoi effetti, del suo impatto sulla nostra vita quotidiana. Ci siamo lasciati ragionando sul grano e abbiamo riflettuto su come la guerra, la drammatica, la sciagurata guerra generata dall'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina troppi mesi fa, e dura da troppi mesi questa guerra, abbia generato un grande problema dal punto di vista dell'approvvigionamento alimentare e della circolazione del grano a livello molto impegnativo, ma non tale da poter essere la causa di quel raddoppio del costo del grano che si è vissuto a livello mondiale e che invece affonda le sue radici in un'altra realtà, in un'altra responsabilità. E la responsabilità fondamentale è dei protagonisti del commercio mondiale dei cereali, delle granaglie, dei grani. I 2/3 di questo commercio, pensate un po', sono in mano a soli 4 grandi protagonisti globali. E sono 4 protagonisti globali, a cui si è aggiunto un quinto. 3 di questi grandi protagonisti globali sono negli Stati Uniti, sono statunitensi, e sono Archer Daniels, Bunge e Cargill. Un quarto è invece francese, Louis Dreyfus. Un quinto invece è cinese, è un nuovo protagonista che si è affacciato sulla scena globale, anche da questo punto di vista segnando il protagonismo, un nuovo protagonismo di questa grande potenza, quale è diventata dell'economia globale, oltre che della geopolitica, quale è diventata la Cina. Quindi sostanzialmente noi abbiamo 4+1, 4 grandi protagonisti a cui se ne affianca un altro che governano il commercio del grano e dei cereali in generale a livello globale, e in modo particolare i primi 4 di cui conosciamo di più le mosse, del quinto cinese sappiamo meno. Questi 4 globali, che sono i 3 statunitensi e il francese, sono i veri responsabili dello schizzare verso l'alto del prezzo del grano, perché questi Archer Daniels Midland, ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus sono i 4 responsabili che, attraverso la speculazione che hanno realizzato, hanno fatto schizzare in alto il prezzo del grano. È veramente inqualificabile, ma chi glielo dice a questi 4 signori? Ecco, vedete, qui torniamo, o se volete vediamo, a uno dei punti fondamentali. Chi lo dice a questi 4 grandi colossi a livello globale che non può essere questo l'andamento di un'economia che si consideri sana? Non si può fare profitto speculando sui bisogni delle persone, tanto più quando sono in difficoltà. Chi glielo dovrebbe dire? Vedete quanto costa l'assenza di una politica forte. Perché solo una politica forte e governi forti, autorevoli, a livello nazionale e sempre di più a livello sovranazionale, possono imporre un quadro di regole che eviti il fatto che si possa speculare sulla malattia o sul Covid, o si possa speculare sull'approvvigionamento di fonti energetiche, o si possa speculare sul cibo. Perché questa è la verità. Siamo in presenza di una drammatica, gravissima, reiterata speculazione sul cibo, nei confronti della quale non c'è un potere a livello globale che sia capace di contrastare. E allora voi vi rendete conto, invece, di quanto questo potere democratico, pubblico, sarebbe fondamentale. Di quanto sarebbe fondamentale una politica che su questi temi costruisse gli elementi della propria identità. E andatela a cercare una politica che la costruisca su questi temi, la propria identità. Pure sarebbe fondamentale. È fondamentale. E se vogliamo, aggiungendo un altro elemento, voi capite quanto sia importante
la politica per quelli che meno hanno. Perché chi ha già di per sé un potere, una sua forza economica, qui parliamo di colossi da decine, centinaia di miliardi di dollari di fatturato, che muovono in veri e propri imperi economici, chi ha una potenza e una forza del genere se la fa da solo la sua politica, la impone, condiziona, ci torneremo anche su questo. E chi invece non ha questo potere, cioè chi? Noi, i consumatori, i cittadini dei paesi più forti del mondo e ancora di più dei paesi più deboli, noi che non abbiamo questa forza, questa possibilità, avremo bisogno di unire le nostre forze. Le forze dei tanti messe insieme diventano, pesano, contano. Questa è la politica, questa dovrebbe essere la politica. Allora voi vi rendete conto quanto sia fondamentale, quanto sarebbe fondamentale che a livello generale vi fosse una prospettiva del genere. Tanto bisogna saperlo, bisogna esserne consapevoli e bisogna non guardare con sufficienza o diciamo con lo... L'antipolitica non serve, serve la critica alla politica quando è fatta in modo sbagliato o addirittura disonesto. La critica più ferma, più netta nei confronti della disonestà. Chi ha una responsabilità pubblica ha il dovere di essere più onesto degli onesti. Ma chiarito questo, siamo noi, la parte popolare, chi lavora, che ha bisogno di avere una tutela, unendosi e esprimendo quindi una nuova capacità politica, e non basta più neanche a livello globale, ma a livello locale, ma serve a livello globale. Perché solo una politica a livello globale consente di contrastare questi grandi, ma lo consente anche un di più di consapevolezza che noi ci portiamo appresso quando andiamo a fare la spesa. Anche con la nostra spesa possiamo in parte concorrere a questo cambiamento generale che è sempre più urgente. Ci siamo allontanati dal tema della discussione? Non lo so. Io penso di no, ma in ogni caso lo riprendiamo nel nostro prossimo incontro.